Le imprese italiane credono nella green economy, anche a fronte di condizioni esterne avverse e una concorrenza straniera sempre più agguerrita. Tanto che, secondo il rapporto realizzato da Unioncamere e Fondazione Simbola, il 23,6% ha puntato negli ultimi 3 anni o punterà quest'anno in prodotti o tecnologie green. E non solo, la maggioranza delle imprese con più di 100 dipendenti in Italia crede anche nell'impegno sociale. La sostenibilità dunque entra in azienda a 360 gradi e sono tante le iniziative messe in campo. Dal recupero e riciclo dei solventi fino alla cooperazione internazionale, la cooperativa Isola di Torino ha infatti promosso, insieme all'ONG Rete, l'utilizzo di macchinari per la produzione di paste alimentari e farine, lo sviluppo di coltivazioni bio di cereali tradizionali e l'incremento della produzione certificata in Bosnia e Erzegovina attraverso gli agricoltori locali. Grazie a questa partnership, l'Isola si è aggiudicata il premio Impresa Ambiente 2012 nella categoria Migliore Cooperazione Internazionale. Dal punto di vista del Made in Italy, noi abbiamo promosso la certificazione di alcuni prodotti bio in Bosnia e Erzegovina, certificazione che è stata fatta da certificatori italiani, accreditati IFOAM naturalmente, e abbiamo collaborato con una piccola impresa nei dintorni di Sarajevo che sta ottenendo degli ottimi risultati non solo dal punto di vista commerciale e imprenditivo, ma anche proprio dal punto di vista della cooperazione, sta facendo rientrare delle persone che sono state sfollate durante il conflitto.